Ok ragazzi, adesso siamo sul video del pomeriggio, mai fatto prima d'ora, ma lo farò per Mainmaster forse. Prima di tutto dovresti guardare il video precedente se non l'avete fatto, cioè quello in cui spiega bene cosa è accaduto. Praticamente sono stati sottratti tre oggetti a Luna Prez e Bud e Luna Prez e Bud. Però questo tizio qua, appena lo affronterò e lo batterò, purtroppo me ne lascerà prendere solo uno. In questo video vedremo cosa accade se prenderemo o il foulard di Luna o la maglietta di Bud. Se volete vedere cosa succede con Sonia, guardate il video precedente. Eccoci qua ragazzi. Maledizione. Se non facciamo qualcosa verranno spazzati via. Non permetterò che accada. Posso farcela. Ah, ho il tempo di prenderne uno solo. Quale dovrei prendere? Ok ragazzi, nel video precedente io ho preso la borsetta di Sonia. Questa volta proviamo con il foulard di Prez. Presa! E cado sempre in acqua io. Ricordate che io ho preso il foulard di Luna stavolta. Infatti c'è Sonia che mangia, non ci credo, dai. Amo i falò. Conferisco una grande atmosfera, non credi? Sonia, dovresti vedere com'è bello il fuoco. Mastica, mastica, mangia, mangia. Una star come te non può mangiare tanto? Mastica, mastica. Non devi preoccuparti per il mio peso. Non ingrasso mai, non importa quanto mangi. Ok, oggi intendo mangiare finché il mio stomaco non esplode. Ok, va bene. Sonia è di sicuro di cattivo umore. Questo perché Gio ha salvato il foulard di Luna. Ma cosa stava pensando? Ha fatto infuriare una celebrità nazionale. Non mi guardate male. Dopo va a vedere le scelte. Voglio più cibo. Dovevamo vedere cosa accadeva, no? Ah, proprio subito con la mano lei, ok, va bene. Prez, perché mi tiri la mano? Sciocco, Gio. Hai fissato un po' troppo l'oceano lì sotto. È così bello e sereno, ma inquieta pensare di poter cadere giù. È questo a cui stai pensando, vero? A quanto sembra riesci a capirmi molto bene. I brother si comprendono a vicenda meglio di chiunque. Ma anche se non potessi capirti, sarebbe un mio dovere come capoclasse tenerti la mano per la tua sicurezza. Certo, certo. Meglio se apprezzi la cosa. Certo che l'apprezzo. Ancora non riesco a crederci che un comune ragazzo come te sia davvero Megaman. Se la gente lo scoprisse, scommetto che ne rimarrebbe delusa. Eh no, dai però. Voglio dire, anche io un tempo ho avuto quella reazione. Quale reazione? Sì, è vero, me lo ricordo. Vi metto in descrizione tutti gli episodi a cui si riferiscono. Questo qua, ragazzi, è successo nel primo sempre ed è quando Luna si risvegliava dal controllo di Opiuka. O Opciuka, come ho sbagliato io la pronuncia, un casino di morte. Megaman. Geo, impossibile. Sì, questa è la reazione esatta. Deve essere uno scherzo, vero? Non posso credere che tu sia Megaman. Sì, effettivamente quella è stata la reazione. Sei così coraggioso e figo quando sei Megaman. È solo che un tipo comune come te... Perdonami, è una vergogna che il tuo adorato eroe sia un tipo come me. Non dire così. Se ti confronto adesso con la prima volta che ti ho incontrato, tu sei... Come posso dire? Sei davvero cresciuto. Sei più sicuro di te e fiero, proprio come Megaman. Faccio del mio meglio. Lo so. Devo davvero esprimerti la mia gratitudine. Grazie, Gio. Ho fatto qualcosa? Il mio foulard me l'ha dato mia madre, quindi è molto speciale. Ah, ecco perché... Adesso mi sento ancora più in colpa per non averlo salvato fin da subito. Capisco. Anche dopo quella volta sei rimasto insieme ai tuoi genitori? Naturalmente. Abbiamo sempre le nostre divergenze, ed ogni tanto litighiamo, ma... Adesso siamo una famiglia felice. Adesso che ci penso, tutto grazie anche a te, a Megaman. Mi hai salvato quando quell'alieno mi ha usato tramite le mie emozioni. Si sta riferendo sempre all'episodio. Ve lo metto sicuramente in descrizione. E anche quello di Sonia dell'episodio precedente. Se ci rifletto sembra che venga sempre salvata. Se solo potessi combattere al tuo fianco come Sonia. Quando mio padre è scomparso, sei stata tu a tirarmi fuori di casa convincendomi a ritornare a scuola. Mi hai dato il coraggio di continuare quando avevo perso fiducia. Se non ti avessi mai incontrata... Credo che avrei rinunciato tanto tempo fa ad essere Megaman. Combatti già al mio fianco, Prez. Più di quanto immagini. Geo, non immaginavo che avessi la capacità di dire certe cose con una simile dolcezza. Ti sto dicendo solo ciò che provo. Capisco. Vuol dire che saresti felice se continuassi a lottare al tuo fianco? Sì, non smettere mai.
Sembra che sia iniziata un'altra battaglia. Davvero? Ace mi ha detto che è in arrivo un grande disastro. Ed inoltre che un giorno avrà bisogno del mio potere e di quello di Sonia. Quando gliel'ha detto? Vabbè. Lotterai solo perché te l'ha chiesto? Potrebbe essere una bugia. I Wizard di recente stanno andando fuori controllo. E sembra che qualcuno usi delle carte rumore per farli andare fuori controllo. Con l'incidente del razzo e quello del concerto, anche se non hanno avuto successo, hanno causato molti problemi. Non so chi sia questa gente, ma non posso ignorare ciò che sta succedendo. Se è per fermare questa gente, allora combatterò. Capisco. In tal caso, allora lotterò al tuo fianco con tutte le mie forze. Prez. Gio, siamo brother. Siamo sempre legati. Non importa quando la lotta sia terribile. Non dimenticarlo mai. Grazie, Prez. Lottiamo insieme. Puoi contare su di me. Maledizione! Se non facciamo qualcosa per lo spazio di via, non permetterò che accada. Posso farcela. Ah, ho il tempo di prenderne uno solo. Quale dovrei prendere? La maglietta di Wood, ragazzi. Terzo e ultimo fatto. Coso? Quello che è? Tonfo? Adesso? Non ci credo. Davvero? Ah, però c'è Pedia. Yay! I falò sulla spiaggia sono così divertenti. Non sei d'accordo? Sono così belli. Presto, non dovresti venire a vedere com'è bello il fuoco. Mastica, mastica, mangia, mangia. Mastica, mastica, mangia, mangia. Non è salutare a mangiare tanto in una volta sola. Stanno ingerendo una marea di calorie. Tutti e due, fate silenzio. Non posso credere che Gio abbia scelto un suo amico invece di due bellissime ragazze. Ma credo che sia proprio tipico di lui. Ha davvero ferito i miei sentimenti di donna. Sonia, mangiamo fino a scoppiare. Sì. Ma cos'è? Zack, per la nostra sicurezza sarebbe meglio lasciarle stare. Credo che tu abbia ragione. Ma penso che ci abbia fatto la scelta giusta. Chi può dire cosa sarebbe accaduto se avessi scelto una delle due? Lo sappiamo. Quella scartata sarebbe molto più furiosa di quanto lo sia in questo momento. Il cuore di una donna è un milione di volte più complesso di una formula matematica. Il solo pensiero mi mette ansia. Voglio altro cibo. Datevi una mossa. Ok. Sono curioso di vedere qual è l'antefatto di Bud. Non vuoi mangiare qualcosa dal barbecue, Bud? Eri così impaziente. Ho già mangiato. Sono super pieno, così mi sto prendendo una pausa. Fra 10 minuti giù di lì mi verrà di nuovo fame. Adesso sembra di sentire il solito Bud. Oh sì, devo ancora ringraziarti. Grazie, Gio. Per la maglietta? Non è stato un gran problema. Ma Gio, Prezzi e Sogni adesso sono davvero di cattivo umore. Questo fa un po' paura. Sei un grande amico, Gio. Amico Gio. Scegliere un amico invece di che due stupide ragazze. Ok, questo effettivamente, anche questa era carina. Boot? Cambio d'onda M. Ok, perché l'ha fatto? Boot? Ah, questo è il mio massimo. Phew, sembra che non riesca a mantenere un cambio d'onda M stabile per molto tempo. Mi ha consumato. La polizia satella mi ha assegnato la transcodifica numero 005, ma devo fare ancora molta pratica. Ah, quindi, ok, ho capito. Adesso quindi riesce a trasformarsi in Taurus Fire. È fantastico, Bud. Riesci a trasformarti in Taurus Fire ogni volta che lo desideri. Beh, ci riesco perché è da un po' che ci lavoro. Ma di solito fallisco. Capisco. Mi sto impegnando al massimo per riuscirci. Ho sempre contato su di te per risolvere tutte le situazioni spiacevoli. E mi sono sempre sentito male per questo. Sono sempre stato un patetico perdente. No, dai, Bud. Ma adesso Taurus è il mio wizard e posso effettuare il cambio d'onda M. Ho ancora molto da imparare. Ma posso farcela fin quando ci metto l'animo. Presto. Riuscirò a fare facilmente un cambio d'onda M e lotterò al tuo fianco. Conto su di te, Bud. Oh, cavolo, dopo il cambio di onda mi è venuta una gran fame. Ritorniamo al barbecue. Ok. Ok, ragazzi, niente antefatto per Bud, però vi rimetto in descrizione il primo episodio contro Bud.
Cioè la prima battaglia di Contaurus Fire. Ok ragazzi, spero che questo breve episodio, breve insomma, è durato parecchio, bonus sulle scelte che si possono fare nel gioco fino adesso, vi sia piaciuto. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Cavolo succede? Una carta rumore? Jack e Mrs. Thea? Davvero? Cos'è questa carta? Lo schema della mia onda EM viene riscritta. Questa è una carta che fa andare fuori controllo un wizard. Ti conferirò il titolo di fiori. Ma davvero? Davvero? Ci sta nello schermo, non ci sta? Il potere è incredibile. Adesso sei rinato. Sarai conosciuto come Strong di fiori.